credo che occorra per prima cosa un'urgenza di scrittura, nel senso che secondo me i libri funzionano quando davvero c'è un bisogno profondo di scriverli e non soltanto così, una voglia di farlo perché magari si poteva fare qualcos'altro. E poi certo bisognerebbe avere dei canali, bisognerebbe quantomeno che essere sicuri che il manoscritto venga letto. Poi certo, se il manoscritto è buono, se non ottimo, è meglio. Beh, la stessa importanza che hanno nel sostenere la cultura, i grandi progetti di restauro, di conservazione dei nostri beni architettonici, culturali, museali. E questo è un lavoro profondamente importante che le banche stanno facendo da anni. Per quanto riguarda la scrittura, beh, la scrittura la si promuove soprattutto leggendo, far vedere che leggere è bello quando siamo circondati da figli, da bambini, da allievi, perché poi alla fine, quando impari da piccolo che leggere è bello, continui sempre. Beh, perché sentirsi giudici di qualcosa riempie d'orgoglio, perché è bello scoprire qualcosa che prima non c'era e poter far parte di quelli che contribuiscono a che questa cosa invece ci sia. E quindi ho anche questa piccola presunzione di scoprire qualcosa di bello e di aiutarlo a essere conosciuto. Ma io ho un vantaggio, nel senso che sono un giornalista e mi considero un giornalista, non uno scrittore, anche perché ho scritto libri, saggi. Dopodiché però il libro vero non l'ho scritto mai, nel senso che chi non ha un sogno romanzesco, narrativo? E quindi io vi rispondo dicendo che il mio libro non l'ho ancora scritto e questo sogno me lo tengo ben stretto. Spero, non lo so, stare così per dire, spero di non realizzarlo, perché sennò poi non è più un sogno, ma spero in realtà di riuscire prima o poi a scriverlo. E quindi come riuscirò a pubblicarlo non lo so, ve lo dirò. Però magari farò un concorso per giovani scrittori. Mi viene in mente il lupo più importante della letteratura di tutti i tempi, che è il lupo di Cappuccetto. Alla fine non era poi così cattivo e così brutto come sembrava, anzi, vestito da nonna faceva quasi tenerezza. Quindi non abbiate paura del vostro lupo e mangiatevelo.